Signora Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta mi rivolgo all'Aula per denunciare fatti di gravissima entità accaduti in Iran. Il regime di Ahmadinejad, integralista, estremista, oscurantista, agisce e colpisce ormai in tutta libertà. Solo ieri l'ennesima strage di civili, almeno 30, secondo stime ufficiose. Mi piacerebbe poter dire ad un iraniano dissidente che il mondo guarda Teheran con grande attenzione e che è pronto a intervenire per salvare i suoi cittadini dall'oppressione e dalla morte. Ma purtroppo non posso, perché il mondo ha voltato le spalle agli iraniani, uccisi e dilignati nella loro dignità di popolo antico e nobile. Credo che l'Unione Europea, invece di girare attorno alle tematiche, debba attivarsi affinché vengano chiarite in piena le responsabilità di questo genocidio. Non è accettabile vedere ogni giorno che gli iraniani muoiono a centinaia, mentre la comunità internazionale è in tutt'altro intento. E vorrei ricordare anche ai colleghi un'altra storia del ragazzo blogger Nabil Sanad, appena ventenne, quello che ha fatto la vera rivoluzione a Piazza Tahrir, è stato l'altro ieri condannato a 3 anni di reclusione per aver detto cose normali, nel senso espresso solo alcune questioni di libertà. Vorrei chiedere, faccio formalmente appello al Ministro Frattini, che molto apre la tematica dei diritti umani, di libertà, di fare pressione all'ONU e all'Unione Europea affinché si chiarisca come e perché Sanad, ragazzo, blogger, giovanissimo, è stato condannato, e chiedere che venga immediatamente rimesso, se possibile, in libertà, visto che i fratelli musulmani oggi hanno preso non solo Piazza Tahrir, ma tutto il governo e tutto l'Egitto. E non è una bella situazione, non solo per questi blogger, ma anche per le associazioni che ci hanno contattato, associazioni delle donne che non hanno la possibilità di presentarsi a questa elezione, e se possiamo fare qualche cosa come parlamentari, aiutare queste comunità. Grazie. Io non